ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Mentre il brand Conero ha una spinta ormai internazionale e nelle strutture ricettive della Riviera già iniziano ad arrivare le telefonate per le prenotazioni estive, il capoluogo dorico soffrirebbe ancora della sindrome del visitatore mordi e fuggi. Per cambiare senso di marcia servirebbe puntare su nuovi eventi e attrazioni che possano portare nuova linfa al turismo. E ancora non ha questa grande tradizione turistica, penso bisogna anche prendere atto prima di quello che è la situazione, credo che sia questa. Su questo ci vogliono anni chiaramente di formazione, di preparazione, di atteggiamento, ma non è mai troppo tardi, per cui sicuramente può un percorso che può essere iniziato, che può iniziare anche adesso. Ecco, cosa si potrebbe fare nel concreto? Forse quello che può arrivare dall'alto, diciamo dalle nostre amministrazioni, può essere proprio un percorso sia anche di aiuto alla preparazione professionale che all'organizzazione di una serie di attività, di eventi, di manifestazioni che possono favorire la frequentazione del capoluogo, considerando che comunque i limiti che una città, anche se non grande come Ancona, ha, sono dei limiti che non possono essere eliminati. Magari organizzare meglio quello che c'è di visite, eccetera, e organizzate in maniera migliore. I dati parlano chiaro, nel porto di Ancona il trend è positivo rispetto al traffico passeggeri, con un aumento del più 31% fra il 2022 e il 2021. Le persone transitate nello scalo dorico sono state oltre 900.000, di cui 873.000 nei traghetti, aumentati del più 27%, e 73.000 croceristi. Questi ultimi sono cresciuti addirittura del più 98%, segno della grande vitalità del comparto marittimo e del desiderio delle persone di viaggiare. Noi abbiamo chiaramente tutta la parte che si muove per ragioni di lavoro, quindi Ancona comunque ha in sé una serie di attività che vanno dal porto, che comunque è l'economia più importante della città, a tutta la parte amministrazione, tribunali, eccetera. Poi c'è una parte di movimento che riguarda sempre il porto, ma che riguarda turisti, ma che sono qui di passaggio, quindi in attesa dell'imbarco, allo sbarco, e quindi diciamo ruotano su questa realtà. Però ecco, questo è un turismo un pochino, se vogliamo, dove potrebbero avere a disposizione poche ore, no, che possono essere sfruttate.